Siamo a Taranto, nei pressi della prefettura, si sta tenendo una manifestazione organizzata da alcune associazioni ambientaliste, un titolo significativo, forte: stop Ilva, no al salvataggio dell'Ilva con soldi pubblici. Una manifestazione che dovrebbe richiamare all'unità la parte sana di Taranto, tutte le forze di Taranto, tutto il mondo dell'associazionismo. Però evidentemente così non è. Nel senso che al di là della necessità e dell'obbligo morale di partecipare a queste manifestazioni, purtroppo Taranto è una realtà particolare, ci sono evidentemente delle frizioni e frazioni tra le varie realtà ambientaliste. Vengo al nocciolo della questione. Questa manifestazione è stata organizzata tra le altre associazioni da Giustizia per Taranto. Massimo rispetto per il loro impegno, però non capiamo perché Giustizia per Taranto voglia la partecipazione di tutti e poi in altre circostanze, è libera di farlo per carità, non sottoscrive, non supporta iniziative portate avanti, promosse da altre associazioni. È il caso per esempio di una lettera inviata dall'Associazione Genitori Tarantini e sottoscritta da una decina, una quindicina di altre associazioni, non sottoscritta questa lettera da Giustizia per Taranto, così come Giustizia per Taranto non aveva partecipato mesi or sono alla fiaccolata organizzata dall'Associazione Genitori Tarantini. Non voglio entrare nelle polemiche, però dico soltanto che questa è una città divisa, lacerata, e di tutto ha bisogno Taranto fuorché di divisioni. Allora, giornalisticamente questa cosa mi ha incuriosito, ma da cittadino mi ha anche infastidito, e ho voluto sentire le due campane, quella di Giustizia per Taranto attraverso il suo presidente Massimo Ruggeri e l'Associazione Genitori Tarantini attraverso il suo portavoce Massimo Castellana. Ripeto, nessuna contrapposizione, nessun voler fare uno scontro tra Guelfi e Ghibellini, però in una realtà come Taranto quel manifesto, quella lettera presentata da Genitori Tarantini a Conte doveva essere sottoscritta da tutti. Ma sentiamo le due campane partendo da Giustizia per Taranto e dal suo presidente Massimo Ruggeri. Ecco, un momento in cui dovrebbe esserci davvero l'unità dei cittadini di Taranto, l'unità delle associazioni, ma unità deve essere sempre e comunque. Questa sera voi come Giustizia per Taranto avete lanciato, avete proposto questa manifestazione, ben venga. Però c'è anche un'altra domanda che le pongo. In altre circostanze, vedi la lettera presentata da Genitori Tarantini, voi come Giustizia per Taranto non l'avete sottoscritta. Per carità, ognuno è libero di fare ciò che crede, ma anche questa potrebbe essere un motivo di divisione che va evitata. No, non c'è contrapposizione, perché una pluralità di metodo arricchisce anche. Perché non l'avete sottoscritta? L'abbiamo sottoscritta perché in questo momento stiamo facendo anche il bando, ma non c'è arrivata questa sottoscrizione. Tutti lo sapevano, non potete dire che cadevate dal pero. Contro questa, no, assolutamente non lo dico. Dico, nell'ottica dell'unità sarebbe stata opportuna questa lettera, va benissimo tutte le azioni. Quindi perché non sottoscrive? Ma magari lo faremo anche, non c'è problemi. Io sono per l'unità, anche perché, per esempio, l'ultima fiaccolata organizzata da Genitori Tarantini voi non c'eravate. Non importa, noi siamo d'accordo sugli obiettivi, cosa che qualche anno fa non c'era, abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Poi sui metodi possiamo differire, ma va benissimo, è la pluralità. Però viene il sospetto che se una manifestazione la lanciate voi è un conto, se la fa qualche altro voi non la supportate. Non vorremmo gelosie e la guerra si deve fare contro Ilva, non la guerra tra noi. Guardi, è decisamente così, le iniziative le lanciamo in maniera trasversale, ma mettiamo in conto che può non essere vista allo stesso modo dagli altri, senza che questo modifichi in nessun caso l'unità degli obiettivi e degli intenti. Nella maniera più assoluta. La petizione, la lettera a Conte è stata sottoscritta da Associazione Genitori Tarantini, Donne Futuro per Taranto Libera, APS Liberiamo Taranto, Comitato Quartiere Tamburi, Comitato Verità per Taranto, Associazione Culturale Il Laboratorio di Mimmo Fornaro,
Irpa Tutela Salute e Ambiente, Tamburi Combattenti, Hermes Academy, Arcigay, Strambopoli, Queer Town, Coordinamento Taranto Pride 2020, e voi non ci siete, Taranto Libero, come mai? No, non è una provocazione, no, è un voler capire, un voler capire. Non abbiamo niente in contrario con questa lettera, crediamo che sia un'altra freccia all'arco della nostra fronte. E allora scagliatela anche voi questa freccia. La scagliamo senz'altro, non ci saranno problemi. Bene, da un'associazione all'altra, quindi da Giustizia per Taranto all'associazione Genitori Tarantini con il suo portavoce Massimo Castellana. Avete presentato una lettera a Conte, al Premier Conte, per dichiarare la situazione in cui versa Taranto con ArcelorMittal. Beh, sarebbe stato opportuno una, come dire, un'adesione plebiscitaria da parte di cittadini e di associazioni. Devo dire che oltre 1000 tarantini, poi mi dirà lei i numeri, hanno aderito, numerose associazioni, forse una quindicina, una ventina, hanno aderito, però come detto Giustizia per Taranto, che è pure una realtà solida sul territorio, libera di farlo, non ha aderito. Ora il presidente Ruggeri di Giustizia per Taranto ha voluto minimizzare dicendo non abbiamo avuto il tempo, non c'era nessun intento cattivo, per carità, però sono cose che fanno male. Voi come genitori tarantini comunque avete voluto partecipare a questa manifestazione organizzata da Giustizia per Taranto, perché qui non è questione di le manifestazioni non devono avere padri, ma devono avere tanti partecipanti. La guerra non è tra le associazioni, ma è a Ilva ArcelorMittal. L'unica battaglia da fare a Taranto è quella per la vita, contro la morte, e all'interno dello stabilimento e fuori. Sì, è vero, le manifestazioni non devono avere padri, ma dovrebbero avere tanti figli. Quando si parla di Taranto e quando si lotta per Taranto, i genitori tarantini non hanno bisogno di inviti particolari. Qualsiasi cosa noi stiamo facendo la lasciamo lì, la rinviamo per poter partecipare, quindi è un nostro modo di fare, ognuno si assume le responsabilità, siamo abbastanza grandi e vaccinati per poterlo fare. Chiaramente noi, per esempio, questa lettera che abbiamo voluto preparare l'abbiamo preparata in... La riassumiamo brevemente, proprio telegraficamente. Però volevo per onestà l'abbiamo preparata intanto su un suggerimento da parte di Lina Ambrogimelle, che è presidente di Taranto, Donne Taranto, scusatemi, Donne e Futuro per Taranto Libera. Le associazioni sono tante. E mi perdonerete questo piccolo lapsus. Bello della diretta. Sì, l'abbiamo preparata e quindi poi è stata sottoscritta da tante associazioni. L'abbiamo spedita la prima volta al Premier Conte dicendo che il suo modo di intendere la Costituzione, secondo noi, è davvero fuori luogo, è fuori legge, direi. Lui e il suo governo, insieme ai governi precedenti, hanno potuto usare Taranto per nascondere delle verità scomode. Lui a marzo disse la salute deve venire innanzitutto, e per garantire la salute ha tolto delle libertà garantite dalla Costituzione. Quando si tratta di Taranto si toglie la salute per garantire delle libertà ad altri che sono comunque contro la Costituzione, contro l'articolo 41 della Costituzione, che dice che le attività economiche private sono libere, ma non possono andare contro la salute, la dignità, la libertà dell'individuo. Ecco, Castellana, andiamo a questa mancata adesione di Giustizia per Taranto. Non vedo la malafede, però certamente è una cosa che amareggia. Giustizia per Taranto non può dire che quasi gli è sfuggita, che non aveva un intento, come dire, di emarginare l'iniziativa. No, non stiamo dicendo questo, però sapevano e non hanno voluto firmare, al di là dell'arrampicarsi sugli specchi da parte del presidente Ruggeri. Ripeto, siamo abbastanza grandi, ognuno si assume le responsabilità dei propri atti. È chiaro che firmare, sottoscrivere una lettera non comporta tempi biblici, no? Basta avvisare, basta dire sottoscrivo, basta scrivere sottoscrivo. Il rappresentante legale che la sottoscrive, come hanno fatto altre 15-20 associazioni. Sì, ma come hanno fatto, tra l'altro, c'è stata questa bella cosa, che la prima lettera è stata inviata con la sottoscrizione di 14 associazioni e 123 cittadini. L'abbiamo inviata nuovamente a una settimana di distanza con 1092 cittadini
e quindi c'è stato un aumento. Al momento, a 48 ore dall'invio della seconda lettera, abbiamo superato le 1500 sottoscrizioni. Sarebbe bello avere dei numeri importanti per poter chiedere a Conte alla fine: ma di quante firme hai bisogno per concederci l'onore di poter parlare con te? Perché noi vogliamo una riconversione di questo territorio, noi vogliamo che la bellezza vinca sulle brutture, che la giustizia vinca sulle ingiustizie, che la vita vinca sulla morte, che la salute vinca sulla malattia. Sono cose garantite dalla Costituzione, non è che stiamo chiedendo il mondo, non è che stiamo chiedendo la luna. E vogliamo una riconversione economica del territorio, dopo la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva, una riconversione del territorio, ma non affidata a un piano fatto così. Il piano deve essere progettato dalle migliori menti in ogni campo a livello internazionale, perché Taranto merita questo. Taranto merita quantomeno un architetto a livello di piano che ha riprogettato il ponte di Genova. In ogni caso, voi questa sera siete qui. Non ha importanza chi l'ha organizzata, l'importante è combattere e abbattere il mostro. Sì, le uniche volte che non vedete i genitori tarantini partecipare sarà quando verranno organizzate queste cose da chi ci ha minacciato di morte, da chi ci ha intimidito o ha tentato di intimidirci e di chi ha lavorato anche in maniera sporca e senza riuscirci per far fallire le nostre iniziative.